Una dichiarazione sulla manifestazione di oggi e sul decreto del ministro Clini. Allora, la manifestazione di oggi è stata positiva perché per la prima volta abbiamo visto la presenza di numerosi sindaci di tutta la provincia, quindi anche loro, significa che anche loro sono sensibili a questa tematica dei rifiuti che vengono da Roma. Per quanto riguarda il decreto Clini, è chiaro che bisogna essere totalmente contrari, perché al di là del fatto che rifiuti sì, rifiuti no, un principio non deve passare, che la nostra provincia deve sobbarcarsi anche i rifiuti delle altre province. Ormai anche l'Unione Europea ha decretato che ogni provincia deve gestirsi i propri. Colgo l'occasione intanto per ribadire la nostra posizione come consiglieri comunali di minoranza di Alternativa per San Giovanni, nel Comune di San Giovanni in carico, che al di là delle posizioni siamo totalmente a fianco dell'amministrazione di San Giovanni in carico, delle popolazioni, dei sindaci che stanno attuando iniziative per intralciare questo ennesimo scempio. Noi non possiamo accettare per principio che questo possa avvenire. E dico un'altra cosa, la nostra posizione è quella che al di là delle posizioni la nostra è chiara, che per mettere Clini con le spalle al muro, per dare valenza nazionale, regionale e nazionale alla nostra situazione, la nostra indicazione è quella che i sindaci debbano rimettere il loro mandato nelle mani del commissario, per rendere così una testimonianza di determinazione e che possa far correre il rischio che il nostro territorio diventa ingovernabile senza le istituzioni. È chiaro che i sindaci avrebbero 20 giorni di tempo poi per ritirarle e quindi ritornarsi sui loro passi se il ministro Clini ritira il decreto. Un fatto devo rilevare, che cogliamo l'occasione per evidenziare che non è l'arrivo dei rifiuti da Roma che rende critica la nostra situazione ambientale e sanitaria del territorio, ma è la gestione, come vengono gestiti, come viene tutelato il nostro territorio. Traffico di camion. Non viene differenziato, non viene selezionato i rifiuti con continua emissione di odori nauseabondi che rendono invivibile il nostro territorio. Quindi, come rappresentanti della minoranza, chiediamo a tutti i cittadini, ai nostri sostenitori, di partecipare con forza per sostenere questa lotta.